per Napoli è rimasta poco. L'aeroporto di Sebi è uno dei mali del calcio, certamente, ecco, non è tutto il male, perfetto, del calcio, sono, il sono male del calcio è Carraro, il male del calcio è Berlusconi, il male del calcio sono, ci sono tante componenti che sono il male del calcio. Però vedi, la Juventus per 8 anni non ha vinto niente e la Juventus non è abituata a non vincere niente, non è abituata a perdere. A un certo momento si è dovuto decidere di prendere Moggi per vincere qualche cosa. Ha preso Moggi e ha incominciato a vincere. Moggi è uno dei più grandi per affari suoi che sa fare, traffichino internazionale, maneggione, che io chiamo sempre il pelatone. Il pelatone. Sì, tu, pensa, gli affari si fanno in due, voglio dire. A Napoli quest'anno. Lui ogni anno assistiamo a questa farsa che aiuta il Napoli. Moggi non aiuta nessuno. Non aiuta nessuno, no, tantomeno aiuta il Napoli. Ma come ci ha regalato Zamboni? Moggi fa questo fenomeno, con l'aiuto di Perinetti. Piglia e ti manda Perinetti a Napoli. Faccia pulita, perché Perinetti tutto doveva fare tranne che il direttore tecnico. Perinetti ha l'aspetto e il fisico del parroco di paese. Lui è un parroco di paese, tu te lo figuri in chiesa che ti confessa, mette la mano sulla testa dei bambini, gli dà la caramella, dici che brava persona che è questo Perinetti. Che cosa fanno questi due geni del calcio? Il pelatone, tutti i rifiuti della GEA, tutti i rifiuti della GEA, giustamente io dico, perché certamente Moggi deve fare i suoi interessi e non può fare gli interessi del Napoli. Quindi lui, qual è questa campagna acquisti paraonica, l'aiuto che lui dà a Napoli? Dà tutti gli scarti che lui non riesce a piazzare in un altro posto. Addirittura uno te lo regalano, Zamboni, che noi abbiamo avuto 5 anni fa e la